Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo venerdì prima di Ferragosto, prima di San Lorenzo e le stelle cadenti, sperando di poter esprimere un qualche desiderio ambientalmente sostenibile. La Envy News di oggi è un'anteprima, in realtà oggi lanceremo la notizia, qualcuno la sta già riprendendo e siamo, vi faccio vedere in anteprima, ecco qui la pubblicazione che uscirà appunto oggi sul campionamento delle microplastiche che abbiamo effettuato a maggio lungo il Po durante la nostra Keep Clean and Run. E, come sapete, una ricerca di AICA, dell'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con Erika e lo European Research Institute, coordinata da Franco Borgogno. Le ricerche, oltre al sottoscritto, che in realtà correndo ha dato un contributo fisico nel raccogliere un po' di plastiche, di rifiuti, lattine, bottiglie e tanto altro, la ricerca è stata effettuata fisicamente da Luca Conti e da Ivan Grasso, che hanno steso una manta di 70x40 di dimensione con una rete attaccata all'acqua del Po, la attraversava, e questa rete con delle maglie di 0,3 millimetri, 300 micron, trattiene, o 200 se non ricordo, micron, trattiene le microplastiche. Le microplastiche, ricordo, sono quei frammenti di plastica sotto i 5 millimetri. Poi questi campioni sono stati tenuti dentro dei flaconi, sono stati portati in laboratorio dove un'altra ricercatrice, Manuela Orengia, ha analizzato questo materiale. Ci siamo ritrovati di fronte a un materiale ricco di sostanza organica, anche perché a maggio è il periodo, diciamo, della foliazione, della fioritura, per cui immaginate tutti i pappi dei pioppi che venivano veicolati, ce li siamo un po' ritrovati. Quindi c'è stato un lungo procedimento per purificare il campione. Sottolineo questo perché siamo veramente un po' nell'avanguardia della ricerca sulle microplastiche. I protocolli di ricerca sono ancora giovani e quindi i ricercatori devono man mano adattare i vari protocolli per cercare la via migliore per isolare le microplastiche. E non mi dilungo molto per raccontarvi tutta la ricerca, perché poi troverete un po' tutto nelle varie pubblicazioni che faremo. Qui vedete sempre ancora in bozza, tra l'altro al contrario, il fiume del Po. I campionamenti sono stati 6, da Pancaglieri a Chivasso, a Valenza, a Pavia, a Casalmaggiore e a Felonica. Per ognuno di questi posti abbiamo calcolato la velocità dell'acqua, la portata del fiume, la quantità di acqua che abbiamo filtrato in metri cubi, e siamo risaliti ai frammenti. Sono stati analizzati 95 frammenti di microplastiche, ognuno l'abbiamo calcolato, anche la superficie, il peso, e vi dico i risultati, così li troverete poi anche sulla stampa, sui vari giornali online. I risultati sono abbastanza, sorprendenti da un certo punto di vista, dall'altra confermano alcuni dati che incominciamo a conoscere. Allora, secondo le nostre stime, sono più di 11.000 i frammenti di plastiche che finiscono in mare ogni secondo. Quindi ogni secondo, mentre contiamo, 11.000 frammenti di microplastiche finiscono. Secondo il nostro dato, e quindi il peso è tra i 9,6 e gli 11 mg per ciascuno di questi frammenti, piccoli frammenti, significa in buona sostanza che un buon piatto di plastica, o meglio, un buon piatto di pasta, come peso, circa 130 grammi al secondo, finisce in mare. Questo significa un po' meno di 8 kg al minuto, un po' meno di mezza tonnellata all'ora, 11 tonnellate al giorno, 4.000 tonnellate all'anno. Questo a significare soprattutto come
non siano tanto e solo le grandi oggetti di plastica che finiscono nel mare a contribuire alla massa di rifiuti che appunto vanno a creare le famose isole di plastica, quanto in realtà siano i piccoli frammenti. E questo mi fa riflettere su un fatto, come spesso diciamo che il nostro contributo è piccolo, quasi inutile, ciò che facciamo quotidianamente non serve. Questo studio dimostra esattamente il contrario, che in realtà piccoli frammenti quasi invisibili di pochi millimetri arrivano a fare 4.000 tonnellate di microplastiche che solo il Po annualmente porta al mare. Il WWF aveva stimato in 570.000 le tonnellate di plastiche che finiscono nel Mediterraneo, e qui stiamo parlando di quasi un 1% solo di microplastiche portate solo dal fiume Po. Se pensate che il fiume Po ha una portata di circa 1500 metri cubi secondo, la somma dei primi 10 altri fiumi italiani fa altrettanto, quindi poi bisognerebbe fare un po' la somma di tutti i fiumi, ma significa che già solo i fiumi italiani portano probabilmente più di 10.000 tonnellate di plastiche all'anno. Credo che abbiamo aperto con questa pubblicazione un nuovo solco di ricerca. Speriamo di poter continuare a capire e conoscere i dati, soprattutto per prevenire. E su questo, il messaggio che mi sento di lasciarvi è che ogni volta che non buttiamo un pezzo di plastica per terra o ci chiniamo a raccoglierlo, contribuiamo a salvare un pezzo di noi stessi, un pezzo di natura. Metterò i link, ci torneremo perché credo che questa ricerca verrà più volte ripresa. Vi ringrazio, vi do appuntamento, vi auguro un buon weekend e a presto.